Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci in una situazione standard dove spesso, come vediamo, il processore genera dei dropout, quindi ovviamente anche in play può creare appunto dei clip in alcuni momenti. La cosa che possiamo fare è alleggerire, tanto per cominciare, gli instruments che stiamo utilizzando. Come vediamo ne ho caricati tantissimi, proprio per mandare in crisi il processore, come vediamo. Qui ne ho caricati veramente, credo una ventina, forse di più. E ho abbassato anche il buffer a 32 samples per esagerare e far vedere appunto come il processore vada facilmente in clip. La cosa che possiamo fare subito è quella di poter, quindi alzare in questo caso, il buffer almeno a 256 samples. Questo genererà ovviamente più latenza, come vedremo. Abbiamo infatti 6 millisecondi in ingresso e in uscita, e però possiamo compensarli con il sistema di zero low latency che abbiamo visto tantissime volte nei miei video tutorials e che permette a Studio One di abbattere la latenza in fase di play degli instruments, anche quando la song è molto molto carica. Se questo non bastasse, e quindi non fosse sufficiente aumentare il buffer, dovremo necessariamente frizzare alcune tracce, in gergo, o stampare, nel caso delle tracce audio, un nuovo file audio con all'interno gli effetti e, nel caso degli instruments, lo strumento vero e proprio. Studio One permette un freeze dell'instrument molto molto particolare. Basta infatti selezionarlo e utilizzare la funzione Transform to Audio Track. In questo caso la traccia verrà trasformata in una traccia audio, ma continuerà a contenere le informazioni MIDI al suo interno e potremo in ogni momento ritornare nella versione MIDI instrument e correggere eventualmente le note MIDI oppure cambiare la patch che sta suonando quel file per poi ritrasformarla in audio e quindi salvare processing. Come vediamo, la trasformazione della traccia instruments prevede anche il render degli effetti che noi eventualmente possiamo inserire qui nella catena insert degli effetti. Questo ovviamente congelerà gli effetti insieme all'instrument e salveremo ancora più processore. L'ultima funzione è quella dell'add tail o audio tail, che ci permette di lasciare una coda nell'instrument qualora l'instrument ad esempio generasse una coda di riverbero o una coda di delay, e quindi non la troveremo poi troncata alla fine del file MIDI. Questa può essere appunto aggiunta un audio tail di 30 secondi oppure modificare questa cifra a mano. Non abbiamo effetti in insert nel canale, facciamo ok e la traccia verrà automaticamente trasformata in audio. Verremo avvertiti qualora la traccia generasse un audio clip, quindi andasse in over nel caso della trasformazione. In questo caso la premiamo su cancel, abbassiamo ancora l'instrument, eventualmente il volume dell'instrument di altri 5 dB. Se continua a mostrarci un clip, evidentemente viene generato nel momento del play, lo correggeremo poi successivamente se fosse eventualmente visibile. La velocità di trasformazione ovviamente varia a seconda del tipo di instrument che stiamo utilizzando e quanti effetti abbiamo inserito nell'insert della sua catena, quindi avrà un processing più lungo o meno lungo in base a questi tipi di fattori. Come vediamo, all'interno della traccia renderizzata troviamo la sezione MIDI. In questo caso possiamo ritornare nella versione MIDI e, come vedremo, l'instrument adesso è completamente spento, quindi abbiamo una traccia audio che non contiene un collegamento MIDI. Possiamo vedere l'instrument all'interno del mixer e lo troveremo in fase appunto di spegnimento. Per ritrasformare in MIDI la sequenza basterà utilizzare il Transform to Instrument Track, quindi ritornare nella versione precedente.
facendo questo processing su tutte le tracce MIDI, quindi anche quelle di batteria o quelle appunto di basso o di altri strumenti, avremo modo di ottenere un risparmio di CPU enorme. L'altro fattore che ci permette di risparmiare CPU su Studio One è l'attivazione del plugin app che abbiamo già visto in un altro video e che fa riferimento alle funzioni e alla gestione dei plugin. Lo troviamo dentro la sezione appunto dei plugin, quindi andando sotto Performance possiamo attivare l'Enable Plugin App. In questo modo i plugin che non vengono influenzati dall'audio verranno spenti, ovviamente devono supportare questa funzione, lo vediamo qui nell'elenco napping, quindi quelli che sono stati messi a riposo mentre noi stiamo utilizzando appunto Studio One. Nel nostro caso vediamo i guitar rig che non stanno suonando perché li ho già trasformati in audio, vengono automaticamente spenti, quindi messi a riposo, e la CPU, come vediamo, è scesa drasticamente, almeno del 10% rispetto a prima. L'altro sistema che utilizzo tantissimo è quello di trasformare in audio direttamente l'istrumento senza coinvolgere gli insert nel canale, con il sistema di bounce selection o bounce della selezione. In questo modo l'istrumento viene bounceato, come si dice in gergo, viene trasformato in un file audio, la traccia MIDI rimane salva ma messa in mute, quindi potremo eventualmente riutilizzarla con un altro instrument oppure duplicando l'instrument stesso, mentre il canale audio che verrà prodotto, come vedremo, conterrà gli stessi effetti insert che stavano già nella sezione insert del canale instrument. Ecco infatti creata la traccia audio, come vediamo, e la traccia MIDI che è rimasta sopra e che possiamo ovviamente riaprire tranquillamente togliendo il mute dalla traccia MIDI, preservando ovviamente la traccia audio. Questo è comodo perché poi potremo editare la traccia audio a piacimento una volta trasformata in questo sistema, in questo formato, e quindi potremo applicare effetti o equalizzazioni o suddividerla, spezzettarla ed editarla come se fosse appunto uno strumento audio registrato. Lo stesso principio può essere applicato alle tracce audio, quindi nel caso in cui nella nostra traccia audio avessimo inserito diversi plugin, come ad esempio potrei aver inserito dei plugin all'interno del canale della voce, facciamo un esempio, quindi una serie di processing direttamente nel canale della voce, e volessi renderizzare questi effetti per alleggerire il processore e lasciare la voce così com'è registrata con gli effetti e poter continuare ad andare avanti con il lavoro, utilizzerò l'opzione Transform to Rendered Audio o Trasforma in Audio Renderizzato, che si trova sempre sotto Transform to Rendered Audio e verrà, come in questo caso, preservato il Real Time State, quindi la possibilità di ritrasformarla nella stessa traccia audio con gli effetti nel rack e quindi creare una traccia audio, come vedremo, con gli effetti già stampati dentro e ovviamente aggiungendo anche un tail, una coda, qualora avessimo utilizzato un riverbero. Facendo ok, la traccia audio verrà processata nei plugin che abbiamo appena visto e verrà creata appunto una traccia già pronta con tutti gli effetti stampati all'interno. Questa operazione è possibile ritrasformarla nella situazione precedente semplicemente con un click, come vedremo, e quindi in qualunque momento poter tornare indietro e rieditare la traccia audio per poi ritrasformarla in audio renderizzato ed avere un processing sempre più leggero all'interno dell'applicazione. Questo è un sistema molto molto comodo, soprattutto quando si è in fase di mix e si è già processato tantissimo alcune tracce, quindi è il caso di risparmiare processore stampando direttamente il file audio con gli effetti all'interno. Questa operazione nelle altre DAW va eseguita mettendo una traccia in record che accetti come input l'uscita della traccia processata e quindi verrebbe stampata effettivamente, quindi registrata una nuova traccia audio con gli effetti all'interno. È un processo un po' lungo, però funzionale, che è stato usato per diversi anni. Nel nostro caso, come vediamo, la traccia viene trasformata, i plugin vengono spenti, quindi ricordiamoci che questa è una traccia renderizzata, magari scrivendolo nelle note qui al lato,
per poi, una volta deciso di voler rimettere le mani, ad esempio sulla voce, possiamo tranquillamente tornare su Transform e fare Transform to Real Time Audio per riavere i plugin nell'insert e la traccia in formato originale. L'altro sistema che tantissimi non pensano di utilizzare è quello, ovviamente, nella fase di mix, di utilizzare un effetto, un riverbero o un delay su più tracce. Ecco perché poi torna utile avere a disposizione i send delle tracce audio. Qualora non li vedessimo, dovremmo semplicemente tirare su questa finestra e quindi indirizzare, come vediamo in questo caso sto usando un riverbero, un delay, un octaver ed un eventide, che poi vengono mandati nei send nelle varie tracce, in questo caso nei vari bus. Questo fa sì che non dovrò aprire più riverberi o più delay, e di conseguenza già questo risparmia tantissimo processing all'interno dell'applicazione. Come vi dicevo, il workflow, come vedremo ancora, è la parte più importante che ci permette di salvaguardare le risorse del computer. In ultima analisi, quello che potremmo ancora fare è, una volta terminato il mix e quindi avremo poi necessità di aumentare il carico dei plugin, ma volessimo lavorare in maniera più tranquilla, facendo fare meno processing possibile al processore, compreso ovviamente anche il calcolo degli instrument, o peggio ancora il calcolo delle parti relative ai time stretch all'interno delle tracce, perché per esempio se noi avessimo una tempo track mobile, ogni traccia audio dovrà subire un time stretch. Questo che vuol dire che, facendo questa operazione continua su tutte le tracce audio all'interno dell'arrangiamento, il processore schizzerà alle stelle e farà molta molta fatica. Lo stesso accade quando noi inseriamo all'interno di Studio One delle tracce audio, dei plugin o dei loop che sono a frequenze di campionamento diverse da quella del progetto. Ad esempio, noi stiamo lavorando a 44 kHz e inseriamo all'interno tracce a 48 kHz o viceversa, oppure siamo a 96 kHz e inseriamo all'interno tracce a 48 o a 44. Il computer, in questo caso Studio One, riesce tranquillamente a fare il resampling in tempo reale su ogni traccia e ogni loop all'interno del progetto, ma questo comporta un aumento del processing e quindi dello stress sul processore. Per ovviare a questo, ci accorgiamo ovviamente che la traccia sta subendo uno stretching o sta subendo un'operazione di resampling, perché qui al lato, in basso a sinistra, vediamo questa piccola icona raffigurante un ingranaggio, quindi sta eseguendo un processing. Per evitare di sovraccaricare il processore, basterà selezionarle e fare un bounce selection. In questo caso la traccia verrà sostituita con una nuova che avrà la stessa identica frequenza di campionamento del progetto e ovviamente la velocità della tempo map che è stata impostata. Andando ancora oltre, possiamo ad esempio esportare tutti gli stems del progetto ed inserirli in un nuovo progetto completamente pulito e nuovo. Questo ci permetterà di poter continuare ad esempio a missare o a rielaborare un mix già fatto da qualcun altro su un progetto completamente libero dai plugin o da effetti, e poter ricominciare ancora a fare editing o appunto piccoli aggiustamenti nel mixaggio o addirittura nel mastering multitraccia. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!